Allora, scrive Domenico qua, nonno eroga i suoi pads originale e in banda laterale fa rumore in TX. Controllo generale. Vediamo un po'. Allora, qui siamo al massimo con la potenza. Questa è la potenza. Ola, quella è la modulazione. Ola! Ola! Vediamo in bando che dice che fa un rumore strano. Nemmeno si vedono qua scritto. Ola! Non fa nessun rumore, Domenico. Che rumore fa quando va in trasmissione? In banda laterale fa rumore in TX, non lo sento. Ola! Che rumore fa? Accendiamo la radio sopra. Andiamo in banda. Sono sul 22, sì. Però su quale banda? Mannaggia, qui non si vede niente. Eccola qua. Hola, attenzione, hola, attenzione, 1, 2, 3, prova, non sento rumore, Domenico. Hola, 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 solo la potenza scarsa. Adesso lo apro e vediamo. Questo è il suo interno, l'unico problema adesso perché lì le guerre per la potenza è al massimo. L'unica cosa è di controllare i finali per vedere se sta andando con un solo finale oppure va con tutte e due. Perché può darsi pure che uno si è bruciato, eh. È successo già un'altra volta una cosa del genere. Adesso lo giro di sotto e lo controllo. E qui c'è la prima sorpresa. Un trimmer da 22K messo in questa posizione. Tra l'uscita del pilota del prefinale e la base del prefinale. Vediamo un po', adesso controllo lo schema per vedere che cos'è, perché non è che mi posso ricordare tutto a memoria, per vedere cosa c'è lì al posto di quel trimmer. L'ho tolto il trimmer di sotto e ora sto vedendo che ci manca qui quello del regolare bias, però no, non da 22K, non ci vuole quello da 22K, adesso vedo se lo trovo qualcuno del suo colore, sono difficili da trovare questi trimmer, mi sto facendo confusione, arrivato a quest'ora non capisco niente più. Ma Sì, c'è un finale che è danneggiato. Allora questo qua è buono. Questo qua è danneggiato. Infatti, vedete, proviamo qui sul emettitore. Qua non segna proprio. Emettitore, base emettitore non segna proprio. Quindi adesso dovrei cambiarle tutte e due, perché io ho quelli simili, quelli equivalenti. Simile al DSC 1969, quindi le devo cambiare entrambi per farle lavorare in coppia come una carrozza. Se mettiamo un cavallo buono e poi gli mettiamo un asino vicino, la carrozza non tira dritto. La stessa cosa più o meno a questo qua. Devo sostituirli entrambi. Allora ho cambiato i finali, ho sistemato pure il trimmer qua che era messo di sotto da 20K, ci ho messo quello del valore giusto, ho fatto l'allineamento, adesso mi devo dedicare al frequenzimetro, perché non funziona, io non me ne ero accorto prima che è spento completamente, non so se lui non mi ha scritto niente sulla radio. Però adesso faccio un tentativo per vedere se c'è la possibilità di metterlo in funzione. E poi lo proviamo. Penso di aver sistemato anche il frequenzimetro.
questo filo che dovrebbe essere il negativo, che poi va a finire sul regolatore di tensione 7808, era collegato sul negativo delle lampadine che fa capo a un transistor. Quindi adesso per fare la prova l'ho collegato lì e sembra che funziona. Eccolo qua. Solo che adesso devo controllare per vedere se è in frequenza. Allora, ho sistemato pure il frequenzimetro, come già ho detto, e salvo complicazione spero di aver finito, perché di solito dopo che provo le radio alla fine dei lavori esce qualche problema. Spero di no, spero di no. Adesso lo chiudo e lo proviamo. Allora, accendiamo. Frequenzimetro a posto. Ho sistemato pure le luci sugli strumentini. Siamo in AM, potenza minima. Qui ha dei potenziometri strani, io li lascio così questi. Non ho messo questi pomelli perché il perno è corto e quindi non si potevano mettere questi altri. Allora. Ola! Sono 5 watt. Ola! Va oltre i 20 in modulazione. Andiamo sulla massima adesso. 12-13 si può aumentare, però preferisco lasciarla così. Ola, ola, con quello di sopra, ola, va oltre i 30. Cambiamo scala, vediamo che succede. Con questo qua. Ola, 35 rotti, 36, 37. Andiamo in banda adesso. Ola. Ho contato vittoria troppo presto, c'era da regolare il carrier qui del bilanciamento delle due bande laterali, però il trimmer che c'era non era danneggiato, quindi gliel'ho cambiato e adesso sembra che va bene. Infatti usciva la portante fissa in USB. Ora metto il coperchio e vediamo, speriamo che va. E adesso possiamo andare in banda, allora siamo in USB. Ola! Anche qui è abbassato, l'avevo abbassato, pensavo che fosse dipendesse dal microgain. Questo gira sempre. Ola! Andiamo a fondo scala. I picchi toccano quasi i 40. Andiamo sull'altra banda adesso. No, ero sull'altra banda, in USB adesso. Ola! E siamo lì. Ola! Ola! Quindi non resta che spegnerlo e metterlo da parte. Grazie per aver visto anche il video di questa radio. E vi auguro buona giornata anche oggi.